Carissimi amici, proseguendo adesso la nostra storia, il nostro racconto di Gesù in compagnia dell'Evangelista Luca, ci troviamo ora sulla riva del lago di Tiberiade o lago di Cafarnao o mare di Galilea, e il grande lago di Palestina che raccoglie le acque del Giordano e poi il fiume riparte e va a morire proprio nel Mar Morto. E attorno al lago ci sono tanti villaggi. Gesù girava da una parte all'altra di questo lago ad annunciare il Vangelo di Dio. Bene, la scena adesso che troviamo qui in Luca è piena di gente, c'è tanta folla che fa ressa, che si accalca attorno a Gesù, e dall'altra parte ci sono alcuni pescatori che stanno rassettando le reti, pensano ormai di andarsene a casa perché la notte non hanno preso nulla, quindi sono stanchi, sono sfiduciati, un po' amareggiati, sconsolati, non hanno nulla da portare a casa. Allora Gesù cosa fa? Quasi con un gesto di prepotenza sale sulla barca di Pietro e gli dice: allontanati un po', e costringe questi quattro amici, quattro pescatori, ad ascoltare la sua predica. Lui si mette seduto sulla barca, tutta la folla è sulla riva e Gesù comincia a insegnare. Alla fine dice a Pietro: prendi il largo e getta la rete. È un momento difficile per Pietro. E qui è la prima volta che troviamo Pietro. Ancora sembra che lui non abbia incontrato Gesù, non abbia conosciuto Gesù, non è stato chiamato da Gesù. E quindi è un momento difficile. Cosa dire a questo maestro che ha parlato così bene? Guarda che sono stanco, tutta la notte non ho preso nulla. E allora gli dice: guarda, tutta la notte non abbiamo preso nulla, e certamente adesso di giorno non è il momento più opportuno per pescare. Ma Gesù insiste. Ma cosa dice esattamente Gesù a Pietro? Gli dice: non prendi il largo, non vai in alto, non fai un cammino così in lontananza, in modo orizzontale, ma fai un cammino in profondità, perché il termine greco è bathyus, che vuol dire scendi in profondità, scendi in profondità. Gesù invita Pietro a guardarsi dentro, a scendere nella profondità del suo cuore, della sua anima, a guardarsi dentro. E Pietro dice: sulla tua parola getterò le reti. Cioè, non dice logos, parola, ma rema, epito remati su questa parola che è storia, che si fa storia. E dunque si augura addirittura che la parola di Gesù, quella che lui ha sentito, possa farsi storia adesso in quella pesca. E così accade. A questo punto una scena straordinaria. Gesù arriva, attorniato da tanta gente, e Pietro, il borioso, l'orgoglioso, colui che era già stanco della sua notte di fatica infeconda e si è dovuto sorbire una predica, lui, Pietro, si prostra, si inginocchia ai piedi di Gesù e dice: allontanati da me, perché io sono peccatore. Fa una confessione pubblica, dice esattamente le parole che ascolteremo qualche capitolo più avanti di quel pubblicano che entra
e si mette a distanza nel tempio, non osa alzare gli occhi al cielo e battendosi il petto dice: Signore, fammi l'elemosina del tuo amore, perché io sono peccatore. Ecco la carta d'identità del discepolo di Gesù, del cristiano. Il cristiano non si presenta come l'uomo dei miracoli, come l'uomo della verità, come l'uomo delle cose straordinarie, ma come peccatore. Io sono peccatore. È questo che Gesù aspettava da Pietro. Pietro dice dunque a Gesù: stai lontano da me, oti ego eimio amartolos, perché proprio io sono uno che vive lontano da te. E Gesù riparte da questo uomo lontano, ma che ha il coraggio di riconoscerlo, e gli dice: ti farò pescatore di uomini. Cosa vuol dire questa espressione? Come si fa a pescare gli uomini? Ecco, questa espressione veniva usata nel mondo greco per indicare coloro, una specie di barellieri, insomma, di croce rossini, che dopo una battaglia uscivano nel campo e raccoglievano i feriti per poterli curare. Gesù dice a Pietro: guarda che c'è una umanità ferita, una umanità che sta sanguinando. Tu fatti raccoglitore, curatore di questa umanità. Cura le ferite dell'umanità. Questo è il cristiano, questo è il papa, questo è il vescovo, questo è il prete. Questo è ogni uomo, ogni donna che decide di seguire Gesù. Farsi curatore delle ferite dell'umanità. E comincia la nuova grande avventura di Pietro. Arrivederci. Thank you.